Ragazzi, c'è un macello. Cappa ricevuto. Allora continuiamo noi direttamente. Però ci senti a posto. Siamo in live. Marco, saluta. Senti? Sì, sì, ti sento, ma saluta. Ciao ragazzi. Tra poco pure Marco arriva, tra poco. Sì, sì, sto arrivando. Sì, raga. No, posso un attimo comunicando un attimo l'arma, non so cosa voleva, sinceramente. Gli serviva una macchina per l'appoggio, mi sa del furto. Vabbè, ma noi siamo ancora fuori servizio. Sì, grazie ragazzi, grazie per il mi piace la canzone, molto bene. Tanto buonasera a tutti ragazzi, scusate, non ho finito di salutarvi perché devo partire un attimo col botto qua, comunicazioni via radio, subito freschi. Come state? Tutto a posto? Va bene, ciao Zachi, ciao Marco. Ecco, è partito anche il bro. Tanto saluto anche il bro, ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Col bro. Aspetta, attivo giusto il TeamSpeak. Attivo il TeamSpeak. Che fate, il microfono cracchia? Come cracchia? Aspetta, fatemi vedere una cosa. Come cracchia il microfono? Sì, è come quando fa a me ogni tanto. E perché? Ma raga, non dovrebbe cracchia, sta lì al minimo. No, ma non è un problema di connessione. È proprio un problema di... Una volta me lo fa anche a me. Praticamente devi aprire il task manager. Ok. Oh, intanto grazie a Tulo per la sub. Mattone tu. Attenzione. Che devo fare? Manager, ok. Apri il task manager, okay. Vai su, aspetta, te lo dico in diretta. Vai su gestione attività, vai su dettagli. Ok. Poi cerca audio DG. Ok. Tasto destro, fai priorità, metti alta. Ok, così a me non dà più problemi. Fai ancora il tasto destro, sempre su audio DG. Uh-huh. Imposta affinità e poi metti, togli tutti le CPU e lascia solo CPU 2. Ah, okay. Perfetto, grazie. A me così funziona, poi... Avanti. Ma c'è Mazzarella in questura. Siamo io e Mazzarella, sì, tra poco entriamo in servizio come okay, Viminale. Okay. Ecco. Se riuscite, ne tu. All'ospedale, che è la gente che deve essere trasportata in questura, e l'articolo da mettere è l'articolo 624. Vabbè. Sì, 624, scusate, 201, vabbè, 624 è cosa. Ciao Vittorio, ciao Lori. Va bene, allora ci portiamo subito al pronto soccorso, allora. Colle, dobbiamo andare, al pronto soccorso, Va bene. Dobbiamo prendere uno, allora, e poi fargli l'articolo. Il veicolo è fuggito sull'Appia, sulla Cassia, e poi prendiamo quella. E poi ha sparato addosso, quindi dategli il furto più l'uso delle armi. Va bene, poi vediamo noi tutti gli articoli. Però l'articolo è 201, giusto? Il principale. Sì, il principale da dare è il furto di veicolo, che è il 201. E poi gli date il 407 perché ha utilizzato l'arma contro i nostri. Va bene, ricevuto, ci portiamo allora. La Viminale in uscita con due operatori, 0-0-0-11. 0-16. Ok, va subito al soccorso. Sì. Ci portiamo subito. Allora, dobbiamo andare. Cazzo, mi sono perso, pronto soccorso. Cazzo, se è pronto soccorso? Mettimi tu, punto, sirene, metti tutto, eh. Vai, pronto soccorso. Ciao Gius, ciao Zachi, ciao ragazzi. Raga, scusate, non potevo leggere solo, ma siamo partiti col botto. Scusatemi, ieri non eri lei, raga, perché sono... intervento così, raccontami un po' cosa che non ci sono stato ieri. Ci hanno richiesto al pronto soccorso che dobbiamo scortare uno in questura e fargli gli articoli 201 e 204 del codice penale. Ho fatto un furto di veicolo. Ciao Visbre, qui ci dobbiamo portare là. I colleghi sono impegnati in un'altra chiamata.
Ragazzi, come si vede la live? Si vede bene? Tanto è quello. Quindi Verze non eri lei perché ieri avevo una giacca verde, pantaloni su azzurro blu ed era mascherato con un casco da motocicletta. Il soggetto dovrebbe essere dovrebbe visto, dovrebbe faccia tutto quando si è alzata la maschera, cioè dovrebbe ma essere qua, però vedete meglio se lui è un problema. Va bene, adesso verifichiamo, chiediamo all'interno, vediamo se qualcuno sa dove sta questa persona, grazie. Buonasera, per caso avete visto un tizio con giubbotto verde? No, guardi, non mi risulta, hanno portato dentro uno però l'hanno spogliato, non so... Ok, vabbè, chiediamo ai medici, grazie mille. Grazie. Ma non lo so, raga, qua mo dobbiamo trovare uno, ma non si trova, sinceramente, non lo so. Emiliano, scusa se ti disturbo. Emiliano, Emiliano, Emiliano non parla, gringo. Buonasera. Buonasera. Per caso avete soccorso un tizio con un giubbotto verde? Un tizio con un giubbotto verde, guardi, provo a chiedere perché abbiamo un bel po' di persone in questo momento in reparto. Una guarda, aveva anche una maschera, era pure mascherato. Mascherato, ok. Sì, grazie mille. Abbastanza, sì. Va bene, corro. Va bene. Grazie mille. Ecco lei, vediamo un attimo chi è, perché se non abbiamo il riscontro, che ne so. Cioè, non abbiamo il riscontro, è un po' un problema. Aspettate, ragazzi, sistemo un attimo il microfono. Ok. Alla fine niente? No. Che grado sei? Sono agente scelto qua nel gioco. Pantaloni blu, sì, vabbè ragazzi, comunque abbiamo la descrizione del giubbotto, alla fine c'è una persona, dovrebbe essere, cioè, non è che ci sono... Pazzo, come stai ieri? Perché, ciao Ambro, ieri no, perché non ci sono stato, Ambro. Ma vediamo, raga, aspettiamo. Sì? Guardi. Al momento non abbiamo accorto gente con giubbotto verde, anche perché al momento l'abbiamo... E pantaloni blu? Pantaloni blu per caso qualcosa avrei... Pantaloni di blu? No, non credo neanche, perché, ripeto, ho chiesto un po' tutto. Ecco, qua c'è Fazio. Ascolti un attimo. Abbiamo soccorso qualcuno con giubbotto verde. Uso OBS. È riguardante l'ultima scena. Furto di veicolo, furto di veicolo. C'è stata una sparatoria, abbiamo portato... No. Un poliziotto civile qui, non so che cosa abbia fatto. Va bene, allora attendiamo un attimo, grazie mille. Sì. Ci aggiorniamo, vi faccio sapere. Grazie mille. A lei. Grazie. Okay. Guarda, qui della Viminale abbiamo chiesto ai medici, non hanno descrizione della persona. E poi un'altra cosa, io ora devo andare fuori servizio. Un problema. E come facciamo con la scheda, visto che sono per una sparatoria? Va bene, attendete. Scusa, medico, scusami, medico. Mi hanno detto dal civico 200 è stato recuperato. Civico 200, sì, esattamente. C'è stato un impatto, allora... probabilmente. Ecco, se stai a correre. Era a terra insieme al generale? Non lo so. Sì. Noi ci hanno detto solo da recuperare questa persona. Perché se era a terra insieme al generale dell'arma, ce l'abbiamo noi da terapia intensiva. Quello senz'altro. Allora siamo lì, siamo qui per lui. Dobbiamo scortarlo in questura. Adesso okay. Ve lo portiamo fuori. Se volete venire là dentro... No, falli accomodare. Sì, adesso veniamo. Adesso. Ma che sta succede là? Che sta succede qua? Che sta succede qua? A posto. Che sta succede? Che sta succedendo? Che sta succede qua? Signore, spostarsi. Mi sa che l'altro ieri, visto che ha bottato... sì, può essere che li ho disattivati, raga. Sì. Ma infatti ho sentito... Aspetta, mo controllo che cosa fa. Ciao, salve. Agente, scusate anche l'attesa.
Ok, raga, mo dovrebbe funzionare. Mo dovrebbe funzionare. Quello che cercavate là dentro, giusto? Me l'hanno confermato? Sì, 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 sì. Prova. Sì, funziona. Ok, perfetto. Quello è lui allora, vero? Confermato? Sì. Ok. A quanto pare sì. Allora se lui dobbiamo cercare. Va bene, lo attendiamo qua. Vabbè, ora prendiamo i documenti, lo perquisiamo. Sì, va bene. Salve. Salve, salve. Grazie, Daniele. Allora, ci dà il supportamento nell'auto e lo prendiamo noi tranquillamente. Ok, allora, mi hanno detto che deve essere disarmato, però, collega. Noi ancora non facciamo niente, eh? Allora, signore, confermo che il soggetto si chiama Marco Romano. Sì, è lui, allora. Ok, a posto. Stanno facendo qua le carte, le schede paziente e poi tutto vostro. Raga, purtroppo non... No, ma si figuri. No, raga, ma il fatto che io i punti ve li darei pure, ma non so come si fa a ridare punti. Ma ve li darei punti, raga, me ne frego. Volevo capire se la persona interessata è un pericolo pure no per lui. Ciao, Diego. Ciao, Diego. Polizia qua, quindi non vorrei che... A quanto pare, sì, a questo punto, sì. Bene, stavano allora cercando loro per tanto. Allora, ragazzi, sono venuti in appoggio anche gli altri colleghi. Adesso dobbiamo scortare sto Marco Romano al carcere. Cioè, al carcere, in questura, perdonatemi. Va bene, ok. Ok. Vabbè, scusa, comunque, ci sono parecchi medici. Vabbè. Prego, prego. Ah, promozione a mazzarella. A tutti, sì, sì. Ah, sì, sì, a tutti. Io ora vado a fare servizio con questa scheda. No, è fuori. Come andate, colleghi? T'a posto? Commissario Marco. No, quale commissario? Commissario. Dirigente generale. Sì. Montana sì, io no. Uno del cazzo di fulmini! No. C'ho la miseria, ha fatto una scarica di fulmini. Dopo ci diamo un bel caffè. Il caffè fa contatto, però. Sì. Il collega ha detto una cosa. Culo, avete sentito? Eccolo. Una volta che ne dice uno. Ecco, ha fatto una botta. Ecco lei. Ecco, sì. Ecco. Signore, si fermi. Signore. Pazzo, non funziona il sound da Lerz. Mi dice che non sono abbonato. Ma io lo sono. Beh, allora, ma quanto tempo fa ti sei abbonato, scusami? Vieni un attimo. E metto pure i vestiti, signor Romano. No, ma culo, ha fatto una scarica. Porca troia. Che metti i vestiti? È cambiato, è cambiato. Vado. Sì, c'ho il gap, c'ho... Sì. Andiamo. Sì, il collega è live. Grazie mille, medici, per l'assistenza. Grazie mille a voi, grazie mille. Una buona serata, salve, buon lavoro. Mettiamoci le mani bene sulla fondina, ragazzi, che qua questo è estremamente pericoloso. Così forte da venire sul microfono? Ha fatto una botta, non so se avete sentito. Se sta a finire il mondo, sta a finire. Reparto al 10. Venga. Non lo so. Devi. Ma che cazzo ha fatto il pup? Ok. Si è bloccato il pupazzo. Ho pure la scelta. Adesso a sinistra, aspetta. Dici tu, però. Shazam, sta a finire il mondo. Lui. Aspetta, non ci ho ripensato. Vabbè, decido io, a destra, eh. E voglio usare a sinistra. Vabbè, vai, apri la porta. Vai, salga, fa la sala. Ma che si fa? A destra, a sinistra. Da lì. Fallo scendere, vai. Fallo salire, scusami. Sono giù, Porca troia, i fulmini. Ma raga, io raga rimango. Dove va? 30, anche tu, quindi lo può fare. No, dai. Salì. Oddio. Ma dove va? Ma ce la fa a salire questo? Può venire un agente un attimo? Sì, un attimo. Arriviamo subito da lei, un attimo. È molto urgente per il signore che sta assistente veloce. Che cosa? Che è successo? È molto urgente riguardante. Dimmi, mi dica. Allora, il signore oggi è stato processato. Sì. Ok. Gli sono stati assegnati 73 anni di carcere più 65.000 di multa, ma solo che ancora il procuratore non ha rilasciato il mandato.
Forse devono ancora vederlo bene. Forse lo stanno ancora trascrivendo il mandato, forse. Sì, ancora sì. Comunque è stato protestato, era solo per avvertirli. No, no, ma noi già sappiamo tutto, però è solo che forse il mandato deve ancora essere trascritto e soprattutto ed essere firmato dalle persone combattenti. Ah sì, io l'ho già firmato, manca solo che lo mandano. Vabbè, comunque A posto, a tanto. posto, ce l'abbiamo fatta. Ok, mi stava dicendo il signore che il signor Marco Romano è stato processato oggi. Ha Quanto? avuto 75 anni di pena. 73. Se 73, Come sarebbe, perdonami. scusi? Magistrato John Nolan. Il Ah, magistrato lui. ok, dottore. Dottore, lei. Io sono Mazzarella. Piacere mio. Eh sì, vi stavo dicendo, il signore ha ricevuto 73 anni e 65.000 di multa, tra cui no, 75, tra cui 65 per tutti i reati che ha commesso e 10.000 di spese processuali. È Però appunto rovinato lo la prova. devono trascrivere ancora il mandato, quindi se me lo tenete sott'occhio nel mentre. Sì. Vabbè, ma mi sa che è stato portato via perché peraltro ho indagato per furto di veicolo un'altra volta, quindi diciamo che Siamo a posto. ormai però adesso l'hanno portato via i colleghi. Per cosa è Sì. stato, che capo di imputazione ci aveva? Sempre furto di Vari. veicolo, mancato out, accensione a dispositivi Bel senza po' di reati aveva questo esplosivi, comunque. sparatoria contro dei militari, Ciao Libro, grazie mille per il follow, un po' di benvenuto. tutto. Lui è un altro signore. Vabbè, ma lui era già noto alle forze dell'ordine comunque. Sì, Su ne ho visto. questo. Va bene, dottore, noi la lasciamo. Sì, vi Va bene, Grazie a lei, dottore. grazie Buona giornata. Salve, salve, salve. a lei. La Viminale riprende il normale. Ma che cos'è un bot? Bot sono delle cose tipo i bot, sono tipo delle persone, cioè sono cose non reali, sono dei bot, sono delle cose finte. Tipo che ne so, ti bottano 100 follower, non sono 100 persone reali, ma sono Senti, 100, collega. 100 cose fasulle. Certo, c'è che la sento, collega, sì. Ma mi dice sull'applicativo o qua? Sì, anche sul clip. Pazzo, posso Adesso mi chiederti senti? perché proprio X Pazzo X Eccolo. come nickname da dove proviene? Allora, questo nickname, Boys, Allora, l'ho sempre usato. L'hai visto? L'ho sempre usato, lo usavo dai primi giochi online, quando giocavo allora di che online. prendiamo il normale? Sì, già Cioè. comunicato. Che c'è un collego, Oh, sta macchina. Vai, No, fa un controllino, vai. Un vai. Pitch a pitch. controllino a questo Dodge Ram. Vai, che sta andando estremamente veloce. Accosti, per favore. D'accordo. Comunica che siamo al Ok, spenga il centro. veicolo gentilmente. Non ti si sente, Come no? Non mi si sente. Non mi senti? La Viminale ha fermato un veicolo al 314, un pick-up di colore nero. Mi senti adesso? sì, no, ma non ti si sentiva fuori dal veicolo. Guarda la paletta dietro, guarda quella paletta Mi puoi dietro. far salutare da Berto? Guarda quella paletta dietro. Chiamati. Buonasera. Buonasera. Come hai fatto? Buonasera. La Andiamo a che palettina fa? dietro, Andiamo a petto nudo, andiamo? No, me la sono Fa tolta caldo? perché Fa sennò. caldo? No, no, ma sì, con questo caldo ci mancherebbe, Dove stavo andando? Dal barbiere. Ah, fa il capello? Sì. Ma come mai? C'è un bel capello, cioè, fai i capelli. Devo tagliare. Ah, dice quel ciuffo che dà fastidio. Polizia. Sì. Va bene, dai, mi dà un documento, facciamo subito, giusto un normale controllo. La paletta dietro è tanta roba. Certo, Aspettate non abbiamo fretta. che. Sì, Siamo fermi in questura Ok, per attivare. facciamo un controllo subito. Lei aspetti qui, eh. D'accordissimo, come no. Serve Serve supporto supporto interrogativo? interrogativo? Sì, Viminale.
la stacca di allarma. Non mi faccio dare la posizione. Ok, dai, ma lasciamo andare questo. Allora, ci troviamo nei pressi del circolo 579, direzione della vostra questura più a sud. Allora, signore, è stato fortunato, dobbiamo andare in un'altra chiamata. Le ridò il documento. Ecco a lei, e grazie mille per il supporto e buona... Arrivederci. E mi è crashato il TeamSpeak, lo sapevo io, mannaggia la miseria. Ma perché? È come se mi dice... Hai ricevuto, aggiornaci sempre a posizione. Sì, se sto cazzo TeamSpeak si connette, sì. Allora, oh... 435436. Ok, convergiamo. Ma raga, abbiamo un furto. Oh, con lei, va piano, eh. Ce l'hai, ce l'hai? Hai visto la macchina gialla, ce l'hai? Mettimi tu il coso, Che riuscite a vedere sul GPS a noi? Sono davanti alla vostra questura adesso. Vai, rispondi, rispondi. Sì, sì, vi vediamo. Questura, però non posso togliere il punto, non posso togliere il punto, vai. Allora noi ce l'abbiamo davanti, quindi non vi perdete. Ok, ricevuto. Vai, mettimi l'ora. Abbiamo preso adesso l'inizio della diramazione nord, zona casino. Vai, zona casino, vai. Vai, bro, zona casino. Zona casino, bro. Ok, ricevuto. È un... meno di un primo. Allora, stiamo parlando della diramazione nord e zona Cassia, la strada Cassia, quella provinciale. Indietro, bro, indietro, zona Cassia. Ok, ricevuto, siamo... GPS, Sì, non ti preoccupare, io ti aggiorno io la posizione. Tutto dritto, tu segui la... Sì, tutto dritto qua. Noi continuiamo sulla Cassia. Ula, Mario Bros. Ok, tutto dritto qua, tutto per la Cassia, vai. Ok, ricevuto, siamo medium primo, quasi dietro di voi. Inizio, mi fa morire. 7, siamo in direzione del 706. Ok, ricevuto, vi vediamo. Vai, segui il punto. Non ti comunico più i civici. Bro, segui e poi ci sta. Devi girare a sinistra. Sì, tu mettimi il punto. Qui a Monte Silvano. Sì. Poi? Stanno cadendo le mani. Tutto dritto. Sta piove, lo so. Punto, Sì. Vai, sempre dritto. Occhio che qua la strada si fa molto, molto pericolosa. Sì. Bro, li vedi sul GPS? Sono loro. Ora li vedo, però cosa c'è, una strada sterrata? Vai. Fai un po' il giro, vedi un po'. Ok, mi sentite? Allora sì, siamo noi. Prova a prendere qua. Siamo sempre dietro. Vabbè, prova qua. Bro, segui il punto. Si impalla la live? Come si impalla la live? Aggiorna il punto. Aspetta, raga, mi sta succedendo un macello. Aggiorna, però non li vedo più. Aspetta, di giorno, non preoccupa. Non li vedo più manco io. Allora, devo fare a lei al lago Cassiano. Non li vedo più. Vai. Sì, fa. Sì. Vi vediamo. K. Vai. Tutto dritto. Ma mi confermi un punto di veicolo? Affermativo, un punto di veicolo, una Golf rossa di con la scheda nera. Bene. Bro, tutto dritto qua adesso. Gira, vai, tutto dritto. Aggiorna sempre, perché non li vedo. Aspetta.
Vai, 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 te l'ho messo, te l'ho messo. Ok, sì, sì, tu aggiorna sempre, perché sennò... Allora, raga, rimaniamo qua, ho capito, va? Quando siamo noi? Comunque siamo nella zona del 1050 della diramazione 8. Ok, ricevuto, sta tornando indietro? Affermativo, dovrebbe venire in bocca. Ok, sta tornando verso di noi, bro. Sta tornando verso di noi, eh. Vai, è davanti a voi. Eccolo, 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 eccolo. Sì, 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 lo vediamo, lo vediamo. Va, vai, vai. Mi fa morire, mi fa morire. Bro, mi senti? Bro, mi senti? Sì, però non so perché ti si sentiva in radio. Non lo so, ogni tanto mi rimane premuto il bottone. Dai, prendilo, prendilo, prendilo questo. Sta scappando, sta scappando questo, porca miseria. Una Golf. Perché può essere che c'ho problemi di connessione, raga, stasera. E quindi ogni tanto fa così. Oi, Riper, tu. Guarda questa continua. Ok, ok, tanto loro ci vedono, i carabinieri dietro. È una Golf Serie 5. Lo so, sta succedendo un casino qua. Lo so, caro, lo so, lo so. Oh, io ho dovuto, cioè, sono dovuto scappare. Chiudere le finestre, un macello. Ok? Ma per la pioggia? Mi stava a fare i fulmini. Poi a un certo punto ha cominciato a piovere a vento. Mi è entrata l'acqua tutto casa, ha sbattuto le finestre, un casino. Ho dovuto correre un attimo a chiudere. Ma mi sa che... anche qua tra un po' viene l'uragano, eh. L'uragano Montana viene. O stasera o domani, dai. Lo so, Daniele, purtroppo per giocare questa volta anche ci ragazzi, tu le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani. Questa è la danza del pollo, la danza del pollo, le balla tutti, eh. Eccolo, eccolo, arriva, arriva, però fa qua. Che carina. Ah, eccolo, eccolo. Andiamo. Vai, vai, vai. Partito l'inseguimento, qua non ragazzi. Non si vede niente per colpa della nebbia. Lo so. Bro, ce l'hai, eh? Guarda come spaletto. Ce l'ho, ce l'ho. Ho lo spaletto pure io. Ma a me non me la caccia la paletta. Dai, che mo lo prendiamo. Ciao Mastro. Ferma il veicolo. Oh, non si ferma qua, eh? Dai, dai, dai che lo prendiamo. Ferma il veicolo. Ferma il veicolo. Fermati. Fermati, fermati qua, fermati, fermati. Cazzarola. È rimasto bloccato, eh? Ciao, Ivan, buono. Niente, questo non molla, ragazzi, non so duro. Sì, abbiamo trovato, c'è un'altra macchina scassata. Connettiti tu in radio perché a me ora la radio non funziona, eh? Sì, sì, ma... Già. Ma io pure sto avendo problemi stasera con la radio, aspetta. Fari spenti, non si vede una semplice. Questo va in giro con fari spenti, non vediamo dove va, eh? Quindi stateci attaccati. Non ti preoccupare, ma vediamo noi. Ok, perfetto, vai, vai. Oh! Contromano, contromano. Ha ripreso la portiera regolata.
Ma pure io c'ho problemi con la radio oggi, con le non so. Eccolo. Vieni soggiorno. Vai, 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 vai. Sono dietro loro? Sono sempre dietro i colleghi. Tutto a posto, colleghi, ci siete? Madonna, Madonna, ti manca. Non li sento, non li sento. Ora c'ho problemi la radio stasera. Io ti sento in radio. No, loro, non sento loro. Vabbè, comunque ci stanno dietro, vai. Fermati, accosta! Niente, oh, non si accosta qui. È un osso duro, porca puttana. Anna, anna. Vai, 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 vai. Tienilo così, tienilo così. Sì, ma c'ha tutta la macchina scassata, come fa? Che dici, raga, lo fermiamo, non riusciamo a fermarlo. I colleghi stanno dietro? Embo? Sì, 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 stanno dietro, stanno dietro. Però sono molto a rilento, c'hanno un problema? A me non mi va manco la radio. Tienimi d'occhio la macchina, vai, vai, vai. Io... vai, vai. Accendi il faraccio, accendi il faraccio. Vai, vai, vai. Da cazzo cammina. Girato, girato. User left your channel. Ma quanto cammina? Io. Cioè, non si vede niente. Raga, è difficile pure a seguirla, non è facile. Vai, 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 vai. Tienilo così, tienilo così. Occhio, bravo, colle, bravo, dai, dai che si schianta, dai che si schianta. Ma poi si schianta, I colleghi sono sempre dietro, quindi non siamo da soli. Tu, impegnati a guidare. Vai, 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 vai che si sta schiantando. Ah! Sì, li sento, sono dietro. Sì, 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 stanno dietro di noi. Chi è che sta sparando? Io non ho sentito sparare. Io sì. Dai che si schianta. No, mi sa che qua a casa a me. I tuoni, che cazzo sta succedendo? Ma si è schiantato un pochino. Dai, 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 che mo si schianta, si finisce... Questo fa tutto da solo, fa. Oh, raga, non si ferma. Che cazzo è questo? È proprio tenace, è tenace. Accosti il veicolo, forza! Premi J, premi J. Finalmente un po' di alba. Accosti il veicolo! Però amico, come cos'è davanti? Tutto a posto, siamo sempre dietro di lui. Cappa. Tutto a posto, un parolone. Andiamo ancora in fine perché la macchina è sotto 200 e non ha la accesa. Vabbè, tutto a posto, siamo dietro. Accosta! Una pedalina qua. Non è semplice, Questo non ha intenzione di, cioè, di fermarsi, bro, lo dobbiamo fermare. Come si fa? Non lo so, cerchiamo di farlo sbandare. Anche se è bravo a guidare, ammetto. Potremmo azzardare una manovra boss, ma in questa zona è un po' rischiosa. Effettivamente è rischiosa, sono troppi veicoli. E non abbiamo neanche tre auto radio. Potremmo fare una manovra per fermarlo, ma non... troppo rischioso, ragazzi. Vabbè, però tu cerca di farlo sbandare. Tutto sbanda da solo. Zona anfiteatro, ha girato quella stradina a sinistra dell'anfiteatro. Stiamo tornando a zona questura. Abbiamo preso sopra dove stanno le ville.
Civico 589, stiamo passando adesso. Prestate attenzione, c'è il tipo della villa. Stiamo passando il 586718 adesso. Raga, scusate, ma siete le varie comunicazioni, poi una figata. Bravo, con le tutti lì così. Tieni così. Dai, schiantati, cazzo. Non si schianta. Abbiamo girato a destra. Il fatto che non vedo il civico qua, mo. Stiamo riscendendo per la Cassia, la stradina che affianca la Cassia. C'è la miseria, raga. Dai che si schianta qua. Oh, non si schianta questo. Ho visto brutta, non lo so perché. Si collega un pilota, però. Bravo con le così, tieni duro, cazzo. È appeso. Vai. Prima volta mi va via, però. Tranquillo, vai. Ci sei. Ci vedete la posizione? Vediamo se sei risalito. Si è schiantato. Ma ha frenato davanti, cazzo. Che troia. Ci siamo schiantati. Ci ha frenato davanti. Quello è tutto a posto? Insomma. Ah, che botta. Oh, aia, ma che cazzo. Tutto a posto con lei? Mica si è schiantato davanti lì. Lo so, ho visto. Ha frenato all'improvviso. Allora, adesso contenterò di aprire la portiera. Ok. Per un attimo lo sento. Allora. Aia. Con le sposta la macchina. Bravo, meno male che passo. Non mi caccia. Mia mamma mi ha fatto brutto, che devo fare? Mi facevo bello, facevo il modello. Mettimi un attimo al punto della questura da qui. Sì. Che... Allora, questura qua. Ciao Simox, buonanotte per chi va. T'ho messo. Comunque Lorenzo Costa si chiama il signorino. Lorenzo Costa? Ok, mo controlliamo subito allora. Allora, raga, mo facciamo le pratiche d'arresto. Dopo facciamo il controllo, se non mi dite. Vabbè, mo facciamo le pratiche d'arresto e tutto qua. Bravo il signor Costa a guidare. Diciamo che ce l'ha fatta sudare. Ce l'ha fatta sudare. Anche complimenti all'autista, sia vostro che dei carabinieri. Bene, bravo. Peccato per quell'incidente, no, stavamo ancora a fare inseguimento. Grazie Mini Black. Velex, riassunto, niente, siamo partiti un inseguimento, c'è stata una chiamata di furto di veicolo, abbiamo dato ausilio ai colleghi dell'Arma dei Carabinieri, dove c'è stato fino adesso un inseguimento, poi questo ha perso il controllo, si è schiantato. Ma come cracchi ancora il microfono? Ma che ha fatto oggi sto cazzo di microfono? Niente, quindi mo, niente, si portano in questura per fare le pratiche d'arresto, ragazzi. Come fanno la vita reale, ovviamente. La Viminale è in questura con il soggetto fermato. No, so, ogni tanto si... No, so che ha fatto. Ah, mi fa piacere, ragazzi, se avete avuto la passione grazie a me. Mi fa molto piacere, veramente. Mi raccomando, quando giocate a RP cercate di simularlo al meglio, ragazzi. Mi raccomando. Poi, ovviamente, è sempre un gioco, vi dovete divertire anche. Però, se vi piace simularlo anche al meglio l'RP, quando giocate a RP fatelo... No, come Dio comanda, insomma. Ragazzi, buonanotte a tutti per chi va. Buonanotte. Aspetta a scendere con lei, aspetta, che domani si lavora. Vai.
Ciao Piacenza, grazie per il follow, benvenuto. Intanto benvenuto anche a Relal Sai, grazie mille per il follow, benvenuto. Aspetta, che faccio scendere. Oh, grazie per i 10 bittoni, Piacenza, grazie mille, caro. Piacenza, sottolineatura, la zone 4 ha appena usato 10 bit per se fare... Se non ti funziona, vai dall'altra parte. User joined your channel. Dall'altra parte. Ok, prendilo. Ok, ce l'hai rimanente, sì? Sì, sì. Non lo so cosa sta ancora. Comunque, grazie mille per i 10 bit, piace. Buonanotte per chi va, ragazzi, nonno, buonanotte. Allora, ragazzi, aspettiamo. Ah, pa, ho dovuto chiuderla che si è passato straccio. Ha fatto un macello l'acqua, eh. Ha fatto un casino. Lascio un attimo così. Perché sta piovendo a vento, eh. Non c'è andare che puoi cadere. Tutto bagnato, eh. Lo so, lo so. E infatti ho dovuto correre. Quindi, da, un attimo, un po' di pazienza. Abbiamo un problemino con le scale. Vabbè, ma lo portiamo con l'ascensore. Sì. Saluta Moad e Thomas. Facciamo l'ascensore, se no andiamo con le scale. No, no, andiamo con l'ascensore, dai. Uffici? No, celle. Ah, pa, dai il tempo che si asciuga e poi mo perché sta piovendo a vento. Sta ancora a piove, senti che cazzo di macello. Ok, raga, facciamo le pratiche d'arresto. Forse non vedrai per un po'. Puoi farci vedere la caserma e le macchine. Dopo le faccio vedere, ragazzi, le faccio vedere. Ok, adesso vedi, ancora no. Ah, pa, ok, poi cadè, statti fermo un attimo. No, fa una cosa, mettilo in cella e poi fagli fare... Sì, aprimi tu. Vieni. Riempilo di manganellate. No, perché, poverello. Sì, un attimo che sto chiudendo... Vai, falla entrare. Ok, adesso vedi? No, falla entrare e poi toglilo. User okay, joined your channel. Aspetta, allora, aspetta, tolgo le manette, vero? Fai anche il muscolino. Fai il muscolino okay, pure. Ah, ecco, adesso ti vedo. Ecco qua. Perfetto. Facendo così si riesce. Ok, vieni. Ok, allora. Allora, mettiti contro il muro, un attimo, faccio una perquisizione. È la prassi. Sì. Tanto niente. Vabbè, però dobbiamo sempre controllare. Che non c'è niente. Allora, vabbè, io non ti tolgo niente. Sì. Cellulare, radio, vabbè, te le lasci. Non c'è nessuna arma a bordo, è quella la cosa. Dentro sto borsone che c'hai? Piacenza, sottolineatura, la zona 4 ha appena usato 5 bit per fare Cirono, rinchiudilo al freddo per un po' e dagli pazzo da quanto che sta in live. Ma da un'ora. Ah, ok, va bene. Perfetto, allora. Ok, allora mo procediamo con le pratiche. Sì. Allora, quello è pulito, eh? Perquisito e pulito. Sì, procediamo. Sì, procediamo a fare le pratiche e così facciamo tutto. Sì. Allora, come si chiama la persona? Lorenzo? Costa. Lorenzo Costa. Allora, raga, vediamo un po' chi è questa persona. Comunque, raga, quando il minutaggio è live, lo potete vedere anche voi sotto, vi appare quante ore sto già in live. Lorenzo Costa. Ma è Lorenzo Costa, io non lo trovo. Perché ha una benda se non ha... no, ha benda se poi. Scusami, si chiama Lorenzo? Costa. Costa? Sì, come... Ma io non come la costa del mare. Io non lo trovo Lorenzo Costa. Ti do 500 euro se manganelli il collega. Io questo non lo trovo, scusatemi. Mentre ti guardo, stai facendo l'esame di guida. Grazie, Piacenza, per il bittone. Lorenzo Costa, ma io Piacenza, non lo trovo. Piacenza, sottolineatura, la zona 4 ha appena usato un bit per fare... Scusa, allora andiamo a vedere sul casellario giudiziario, vediamo se lo troviamo qua. Scusami. Lorenzo Costa.
Ah, eccolo qua, Lorenzo Costa. Cara, col processo sociale Lorenzo Costa. Però non me lo trovo a me Lorenzo. Ah, perché c'ha tutto scritto. Ah, ecco perché non me lo trova. Lorenzo Costa. Adesso me lo trovo, perché c'ha lettera grande e piccola. Allora, Lorenzo Costa c'ha 4 macchine in suo possesso. Ha il porto d'armi, però non ha la patente. Ma non ha la patente. Scusa bro, ma questo Piacenza non ha la patente. Sottolineatura la zone 4 ha appena usato un bit per fare il tifo. A me mi dice che c'ha due reati, c'ha il porto d'armi, ma non c'ha la patente. Ma c'ha più di un veicolo, se non sbaglio. C'ha 4 veicoli. Come fa una vera pena? C'ha 20 punti sulla patente. Ma qua mi dice che non ce l'ha. Ma cioè, mi compare il rosso. Dove? Scusa, su licenze. Quando compare rosso, non vuol dire che lui non ce l'ha la licenza. Ma dove dici? Aspetta. Sull'MDT. Io sono su cittadini. Su cittadini. Quando vai su Lorenzo Costa, no? Ti fa vedere tutte le cose. E sopra dice licenze. Ti fa vedere che c'ha la licenza del porto d'armi. Però quando vai a vedere patente, drive, è rosso. Quindi lui non ce l'ha la patente. Sai che non lo so. Penso che non ce l'ha. Penso che non ce l'abbia la patente. Però mi dice 20 punti. Vabbè, comunque. Questo c'ha già 2 reati, c'ha... Come mai non mi esce la Apollo Dance? Sì, 2 reati, tutti e 2 di furto. Quindi basta che vai. Sì, infatti. Basta che fai copia e incolla. Bravo. Fai copia e incolla. Vado. Ma tu che stai a fare adesso? No, stavo guardando. Vabbè, faccio copia e incolla. Tanto è uguale la cosa. Non è che... Sì. Cerca Vittorio Reale, sono io. Grazie, dai, Rosa. Di Acou. Sì. E vabbè, tu intanto dagli il vabbè, io mo li metto Lorenzo. Dagli reato, via. Sì, no, mo li do il reato. Articolo 201, se non sbaglio, dovrebbe essere 201, sì. Lorenzo Costa. Che non me lo trova? Su furto. No, non è che furto. Denuncia a piede libero, Ti chiappa una paralisi, porca trota. Ok, vai, siamo. Ok. Siamo in normale. Bene. Ok, siamo in normale. Ciao, ex editore grande. Da Gallo, dico anche per la live di Daniele, se venite su Twitch trovate il link del Discord del server di Authentic Roleplay. Piace a Vispre, piace, eh? Fa più il pighetto. Capito. C'ha ragione il bro, ragazzi. C'ha ragione, bro. Bro, ma io perché non mi... io il GPS l'ho tolto, aspetta. Che miseria, perché prima ho fatto... Uscito e rientrato, no? Inserimento di una Fiat 1. Dove? Dove? Posizione? Sì, allora, stare dalla patria adesso. Ok, convergiamo noi della criminale pure. Vai, bro, punto blu. Ok, vi vediamo, siamo dietro di voi, Ma che cazzo? Una moto volante. Una moto volante. Sono loro? Sì. Con lei? Dove sta? Avete persa? Sì, l'ho persa. Non ho capito niente. Centrale? Centrale, sì. Ma l'hanno persa, quindi qua, questa zona qua. Sì. No, è un bel server, senti il crawl play, raga. Vabbè, andiamo a fare un controllino. Jack è bella, ragazzi, perché è pure una macchina molto, molto prestante, ragazzi, molto prestante. Poi pure per fare insegnamento è buona, piccolina, agile, bella macchina. Fiat 1.
Non lo so se era quella di, dell'altra volta. Allora, dovrebbe essere una Fiat, Fiat 1, mi sa. Questa è una coppa di macchine. Oh, bella laggiù. Oh, guarda quella Giulia modificata là. Bella. Cavolo, sì. Oh, la Ferrari ha avuto un problema? Ma vedo che sta un po' in difficoltà. La vedo un po' in difficoltà il Ferrari. La vedo un po'. Aspetta, strana. Aspetta, vai dietro. Ho visto sfrecciare una cosa dietro. Ce l'abbiamo dalla Trastevere, eh? Civico 200. Ok, ok, convergiamo. Ce l'hanno? Vai, mettimi il 200. Guarda, stanno a fianco qua. Gira, gira. Destra, destra. Destra e poi destra, tutto dritto. Destra, destra. Era gran fonda. Tutto dritto. Dove stavamo poc'anzi? Vai, vai, vai. Bravo, okay, bravo. Eccolo, 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 sta passando. Bene, allora, 1.50 a bordo. Ok, ok, siamo dietro di voi. La Fiat 1 nera. Vabbè, dai, gira intorno, gira. Cosa fa? Giro, giro tondo. Che botta. Vai, vai, bro, sta lì dietro. Oh, non si fermano, eh? Sono loro, so. Boh, non lo so. Non so se sono loro. Non se ne vola la paletta? La paletta, il maresciallo. La paletta, la paletta. La paletta, non se ne vola il maresciallo. È una vincola, è un ordine. Cazzo, abbiamo un furto di veicolo. Abbiamo un altro furto di veicolo. Ok, i colleghi si sono sganciati, Bro, i colleghi si sono sganciati, vanno al furto. Sì, 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 sì. Questo sta continuando a fare giro giro tondo. La cazzo di uno, di merda, oh. Sta uno di merda. Fai 19, fai 19. Sì, lo so, lo so. Lo so, Daniele, si è staccata per il furto, sì, sì, sì. Eh sì, raga, mica è uno, te ne puoi. Sì, sì. Dove sono colleghi? Sono dietro. Quanto cazzo va sta uno? Da cazzo cammina, che si è messo il turbo? Che ha fatto c'è? Se gli ha messo il turbo. No, cos'è, cos'è? È lo scarico modificato. Ti sento. Questo è lo scarico modificato, mo te lo dico io. E si è messo lo scarico, ovviamente. I colleghi ci sono. Sono dietro. Ti fermi, un ordine, accosti. Vedi che c'è anche una Golf davanti, diglielo. Abbiamo anche una Golf davanti alla Fiat nera, Comunque, che sta facendo lo stesso percorso. La del furto, Ah, ok, quella del furto, noi pensiamo solo alla nera. Ok, ricevuto. Ah! Cazzo, minchia, mi inchioda davanti, Dio santo. Ci siamo schiantati di fronte al Civico 575. Mi inchioda davanti, è normale che minchia lo... Sta ripartendo, sta ripartendo. Ne mettiamo dietro. Tutto a posto con lei? Sì, sì. Lei cazzo di frisella. Nella vita reale inchiodi così, minchia, dietro ti arriva infatti... 200. Infatti chi c'è? Un pazzo. Oh, dai, fermiamo sta macchina. Sta uno di merda. Sta uno di merda.
Siviatuno. Oh, viaggia, però, viaggia, si ferma. Viaggia, viaggia. Ti la trovo io, raga, 200 all'ora la fammi, non te. Posti con la macchina gialla. Cioè, puttana, fa sempre lo stesso percorso. Però fa sempre lo stesso percorso, comunque. Sì. Lo so te, Davide, però il fatto sai qual è, che rischi? Rischi di metterti avanti, che puoi ostacolare anche noi, capito? Ostacoli anche noi. Ah, Panarella! Accosti il veicolo, è un ordine! Accosti il veicolo! Accosti il veicolo, immediatamente! Cioè, anzi, ferma! Accosta il veicolo! Premi J, premi J! Accosti il veicolo! Niente, questo non si ferma, raga. Sono quelli dell'altra serie, non lo so. Ah! Bravo, bravo con lei, bravo con lei. Ma ancora sta cazzo 500. Tutte parti sta cazzo 500 sta. Oh, ma quello con la 500 da tutte le parti? Sì, sì. Ho acceso il faraccio, vedi? Bravo, bravo, accendi il faraccio. Colleghi, questo non ha intenzione di, cioè, di fermarsi. Contromano adesso. Porco Giuda. Ha preso contromano, sta girando dall'altra parte. Vai, vai. Ci sono non i colleghi. Mi sento molto bene. Non mi senti molto. Dopo l'incidente? No. Vabbè, se non ti senti bene, accosta. Mi sento molto bene. Cazzo, è andato. È andato contro l'albero, è andato contro il palo. Dietro. Dove? Dove cazzo sta? Dove? Dove cazzo sta? Ah, eccolo. Minchia. Ecco, si è schiantato. Per 07 abbiamo fermato il supporto sulla luna nera. Dico 173. Arma, staccatevi pure, ci pensiamo noi tranquillamente. Grazie, Arma. Staccatevi pure, ci pensiamo. Ah, ok, a posto. L'abbiamo fermata la Fiat 1 nera, che si è schiantata. Servere utente crawlplay, ragazzi. Se venite su Twitch. Pazzo, fai vedere il manganello, pazzo. Dai, scendi. Inizio a scendere. Buonasera, colleghi. Buonasera. E sei incastrata. Buonasera, collega. Chiamiamo i vigili del fuoco? Vediamo se ci sono. Dai, contatto i vigili del fuoco. Contattiamo i vigili del fuoco, ragazzi. Colleghi, prima avete visto da sotto la macchina che il serbatoio di casa sta perdendo dentro. Vale. Ah, non ci qua. Sono. No, ragazzi, andate pure, ci pensiamo noi, tranquillo. I vigili del fuoco non ci sono, non sono disponibili. Vabbè, allora facciamo scendere noi. Chiedi. Fa scendere la Croce Rossa e via. Che chiamo il 118, chiamo un'ambulanza? Ok, raga, chiamiamo un'ambulanza. No, non lo so se sono loro, Salvato, penso di no. Ma che cazzo sta succedendo? Sto vedendo tutto. Cacciara immensa. Sì, salve, qui Polizia di Stato. Abbiamo avuto un incidente con una persona incastrata all'interno dell'auto. Potete mandare una vostra... Sì, un attimo che te lo dico. Civico 173.
173, ricevuto? Grazie, aspettiamo qui. Posto. Se non mi sbaglio la macchina... Sì, era quella, ma non sono loro, Salvato. Non sono loro. Ma il collega come ha fatto? Sta tutto bene? Sta a preoccupare? Collega, tutto a posto? Mi sta facendo preoccupare? Tutto ok? Ma che è successo? Allora, niente, si sono schiantati, mo abbiamo chiamato un 118, arriverà. Quindi fatti dare una controllata pure tu, mo che arrivano. Sì. No, ma mi sa che c'avevo un attimo la stress, capito? Ah, ok. Io pure c'ho un po' di stress molto elevato. Ma qua com'è la situazione? Allora, il signore è rimasto intrappolato. E i vigili del fuoco non sono al momento disponibili. E vabbè, sta arrivando un'autoambulanza, ma vediamo di poter aiutare noi a estrarre la persona dalla macchina. Ok. Va bene. L'ambulanza è in arrivo, L'ambulanza in arrivo. Ah, l'ambulanza l'avete chiamata? Sì, sì, sta arrivando. Aspetta. Venite. Signore, lei come sta all'interno? Come sta all'interno lei? Stacchiamoci un attimo che magari... Fai fila, questo proprio di merda. Allora. Dimmi. Non so, fate un attimo un giro perché... Perché prima ci stava qualche veicolo che si veniva dietro, tipo una Golf, tipo quei veicoli. Non è la Golf del furto, quella? Non so, voi vedete perché stavano insieme, stavano. Oh, ciao Manuel, ciao Andrea, buonasera. Quella Golf, vero? Ecco, pure sta 500, sono tre volte che la vedo io stasera. Tu, con lei, tu dici quello della Golf o quello... Oh! Sali. Occhio che ci ho messo il pannello, Capito? Ci ho messo il pannello, Sì. Oh, ecco, vedi? Ecco perché quello da 500 lo stava a seguire. Io lo sapevo. Lo sapevo, guarda. La 500 pesa in mezzo alle palle. Sì, allora, dall'altra terra in questo momento di una Fiat 500 che ha a bordo un soggetto che sarà schiantato precedentemente al 3-4. Oh, ma ci sta un'altra macchina qua. Direzione adesso 1-2-8. Continua. Sopra la Fiat 500 vi è due occupanti a bordo, di cui un soggetto è quello che stiamo ricercando. Guarda. Vediamo che l'autista, anzi scusate, ripeto, il passeggero sta minacciando l'autista, quindi stiamo attenti. Ce l'ho. Il passeggero sia armato. So che tra poco finiamo la benzina. Stiamo per finire la benzina. Se ti può fermare a farla. No, vabbè, mo vediamo un attimo. No, vabbè, andiamo, dai. Poi si vedrà. Vai. La macchina, aspetta. Mi puzzava 500. Quanta cazzo cammina sta 500? Ma quando va forte sta 500, scusami? Sì, ce l'abbiamo. No, ma quanto cammina sta 500? Fermo al veicolo, è anche... Allora, dalla criminale qui c'è anche la Golf, Beh, la Golf è stata la nostra carabiniera, ci pensando la... Comunque questo lag avanti qua porta. Stavo cercando la nota, l'ho visto. Però c'era più drena quel testato. Avanti, credo. Guarda, mi comunicano gli operatori che stanno sull'intervento che non trovano la posizione. È normale, perché il soggetto è fuggito. E è fuggito dal veicolo e da bordo di un altro mezzo, lo stanno inseguendo, quindi in caso vi aggiorniamo dopo se vi serve il vostro intervento. Sento giallo. Blocchiamo il traffico. Ok, ricevuto. È un passo, in contromano di nuovo, direzione centrale. Vai, blocca il traffico. Direzione, è sceso sotto, direzione Appia. Vai, andiamo. Ok, ricevuto. Sta ancora minacciando il soggetto. Che miseria. Mettimi direzione Appia. Il soggetto è pericoloso. È armato di berretta 98.
che hai ricevuto, quindi fate attenzione, indossate il gap. Sì, bro, qua dove gira? Qua, a destra, a destra. Allora, lo sta minacciando. Non abbiamo più benzina. Forse qua c'è un distributore. Sì, qua avanti, sì. Viminale, siamo dietro di voi. Ma? E tre... No, Viminale dietro di voi, scusa. Bene, c'è... Ho sbagliato, ho sbagliato. Bene, adesso benzinaio. Dov'è qua, dov'è qua? Benzinaio qua, qua, avanti qua. Al benzinaio, dobbiamo, il benzinaio sta. Dobbiamo fare benzina noi, eh. Andiamo in contramano, retromarcia. Sulla. Sotto, scendete. Sì, arriviamo. Fa benzina. Diglielo che dobbiamo fare benzina. Noi dobbiamo fare un attimo benzina, che ci abbiamo a secco la macchina. C'hai soldi? Pago sempre io. Tu porti la macchina, lo paga io. Oh no, scusa, ragazzi. Madonna. Ma come si vede se... Aspetta un po'. È andato? No. C'hai soldi in contanti? Ok, mo va. Ah, ecco. Scusa, quante le vendono le gomme qua? Oh, va, stanno a fare lo sconto sulle gomme qua, eh. Gomme invernali. Mamma mia, ci mancheresse, come no. Stanno a fare le gomme invernali qua. Sta proprio a secco. Qua ci vogliono estive, altro che invernali, guarda là. Oh, ma senti, ma sta proprio a secco. Minchia, secchissimo proprio. Vai, vai, soldi, caccia i sordi. Caccia i sordi. Va, pagato, va. Che la Viminale è operativa, posizione? Caserma adesso. Caserma. Ancora prosegue sulla... La, caserma? Adiacente alla Flaminia adesso. Metti punto. 9-2. Vai, te l'ho messo, vai. 9-2-5, hotel adesso. Destra, direzione 1008. Ok, ricevuto. Beh, stanno andando adesso sullo sterrato. Aggiorna sempre, eh? Zona Bracciano. Allora, ragazzi, abbiamo una Golf 7 color mimetica, rossa e grigia, che ci segue. Bene, adesso figliotto appena passato. Ok, ricevuto, noi siamo meno i due primi. Anche i carabinieri che sono passati di sotto, non so se... Va, gira, sì, gira. Siamo meglio un primo da voi, eh. Tutto dritto, bro, li vedi avanti a te. Sì, li vedo. Ultra! Ah, fermiamo questa Golf. Fermiamo la Golf avanti a noi, eh. No, non la fermate, seguite a noi. Ok, seguite a loro. Ok, siete adesso qua. Adesso la piazza ci vede. Ma la Golf si ferma, eh? Sì, vale, la Golf lasciatela stare, perché la stavano in secondo i carabinieri, l'hanno ripersa e è un casino con la Golf. Seguite a noi, cosa stiamo secondo me. Ok, siamo di fianco a voi. Vai. Adesso, motel 1025. Cioè, Sandra, proprio dritto sei andato. Come vi girà? Ma perché? Cazzo, dritto gli andavi? Ma perché guardavo la macchina? Sì. Dritto gli andavi, mica gira dritto. Va. Ah, zitto, stai. Oh, guarda. L'abbiamo dietro, eh? Ma sì, lo so. Comunque abbiamo la Golf dietro, che ci segue. Quella Golf a me non mi piace per niente.
Ora la faccio fermata all'arma, aspetta, vado in frequenza dell'arma. Vai, digli che ce l'abbiamo qua, sì, dagli la frequenza. Cioè, dagli i propri civici, almeno... Arma qui, polizia di stato, urgenza. Dai, basta che gli dice che siamo noi, eh? Guarda, stiamo facendo l'inseguimento di una 500 gialla e c'è una Golf di colore rosso che ci insegue al civico 926, direzione questura. Interrogativo, posizione? Posizione 9333, stiamo salendo dalla parte della vostra caserma. Ricevuto, stanno arrivando due auto, dai. Grazie mille, ricevuto. Quanto ci viene dietro? A forza sì. Sulla destra. Sì, sì, infatti l'ho comunicato all'arma. In salita è un problema. Sta cazzo di Golf che ci insegue sempre. Qua secondo me dobbiamo stare attenti però alla Golf dietro. Perché poi che caccia il fuoco, ragazzi, spara, eh. Che caccia la pistola, ci può pure sparare, dobbiamo stare attenti. Vi siete stancati. Non so quanto cazzo vuole questa macchina. Ma i carabinieri dove sono? Ripetiti in frequenza loro, digli che fermino sta cazzo di Golf. Almeno loro si occupano di questa qua dietro. Sì, passateci avanti. Gli dai i civici, gli dai loro gli aggiorni. Lo so. Maresciallo. Maresciallo qui Montana, mi riceve? Buonasera, mi dica. La Golf ci continua a inseguire ancora al civico 884, zona residenziale. Sì, dai sempre civici. Ok, grazie, ricevuto, perché sembra molto inquietante. Ciao dietro. Pazzo, mi saluti. Scusami per il ritardo, cosa mi sono perso? Ciao Gabriele. E niente, si fa l'inseguimento, un po' di inseguimenti oggi. Io sto gestendo un po' le varie comunicazioni. Rimani con loro, rimani con loro. Sto gestendo almeno... un po' le varie comunicazioni, ragazzi. Benvenuto su Twitch, per chi è? Scusami se non ti... Vai. Io ragazzi sto gestendo un po' le varie comunicazioni tra la Golf che c'è dietro, un po' comunicazione con l'arma e destra e sinistra. Ma la Golf pare che non ci stia inseguendo più, però. La Golf non la vedo più. No, la Golf no, forse i colleghi l'hanno fermata. Eh sì, sono i colleghi infatti dietro. Vai, occhio. Oh, ma sta 500 la riusciamo a fermare? Colleghi, cerchiamo di chiuderla sta 500? Non possiamo andare a 500, vai, non credo. Oddio, non la vedo più. Vai, a sinistra. Sopra. Colleghi, l'hai tutto bene? Sì, Brescia c'è la metà. Destra. Bro, fermiamo sta macchina. E come fai? Dobbiamo cercare di farla in qualche modo, fermarla. È presente che è una scatoletta, questa qua, amica. Lo so, ma dobbiamo spazio. Cercare di fermarla in qualche modo. Prima o poi si ferma da sola, non preoccupare. Schiantato come un missile. Forti di veicolo. Fatto, raga, non, come cazzo facciamo? Cioè, la manovra pit non si può fare, Giuseppe, siamo in Italia, no? Non si può fare. O dobbiamo aspettare che fa una manovra falsa lui. Non è facile.
Tanto si schianta. Si stava schiantando. Sì, 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 dai, prima o poi si schianta, prima o poi si schianta. Prima o poi si schianta, ragazzo, cazzo, ora è andato. Se no potremmo provare. Potremmo provarla a chiudere. Oddio. Oh! Catroia. Tutto a posto, colleghi? Cazzo, non la vedo più. A destra, a destra, a destra. Ce lo prendiamo, a destra, a destra, a destra, a destra. Dove andiamo? A destra, a destra, a destra, a destra. Tutto a destra, tutto a destra dritto. Ok, sì, ci stiamo dentro, ci stiamo dentro. Ah, che troia. Non l'ho preso, non l'ho preso. Dalla mia prospettiva, preso. Sì. Dalla mia prospettiva, sì. Sta andando contro mano. Vai, vai, che ci sono dietro. Tutto contro mano proprio questo. Senti, raga, non va, è facile. Sì, così va. Oh, ferma sta scatoletta di tonno. Ferma la scatoletta. Niente, gli accelera. Oh, ferma sta scatoletta, dai. Ferma sta scatola. Sto vedendo zona fogne, eh. Oh, va piano. Oh! Ma più avanti non è qua, non è chiuso avanti? Ah, no, no, riesce, riesce. No, può uscire da qualsiasi parte qua, può uscire sia dalla strada che può anche andare sull'ostrada. Ah, qua esce dalla zona d'ostrada, sì, 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 è bloccato qua, sì, è bloccato qua. Cosa andrà? Sì. Fermati, fermati! Occhio, occhio, sta scappando, sta scappando. Catroia. C'ho due colleghi a terra, mi sta aprendo il fuoco. Oddio, sto pure senza pro. Catroia, sto senza munizioni. Cristina D'Avena. Aspetta. Sta questo. Beh, che faccio più i proiettili. C'ha la matosca. Qualcuno ancora vivo? Sì, sì, sono io, sono io. Attenzione che viene da dietro.
cazzo sta su? Questo è scappato. Allora io non vedo più nessuno, pare che sia scappato, eh. Bene, capo turno in porto. Pazzo, un bambino di 3 anni è più coordinato di tutta la polizia. Buon per lui. È scappato, non vedo più niente. Va bene, va bene. Abbiamo 3 colleghi a terra. Va bene. Quando stavi prendendo i proiettili dal borsone sul ponte, c'era la 500 gialla, sicuramente sarà scappato. Sono stati colpiti d'arma da fuoco, sono feriti. Abbiamo anche uno di là, venga con me, medico. Se sono di là... Ok, cioè abbiamo un collega ferito pure qua. Okay. Però siete lenti? In che senso siamo lenti, ragazzi? Scusami. Perché siamo lenti? Quello è scappato, è salito sopra, ha cacciato la pistola, ha sparato. Cioè, ragazzi, lenti di cosa? Cioè, che noi stavamo ancora venendo da qua sopra, scusatemi. Se noi veniamo là e lui già sta là in posizione con l'arma, e appena è boom, ti spara, cioè, scusatemi. Ragazzi, lui c'aveva, la posizione... Tu stavi in posizione perfetta qua. Stava qua, come il boom, ha sparato, raga, più di quello che dobbiamo fare. Scusami. Siamo stati lenti. Io poi non c'avevo manco i cazzo di proiettili, porca troia, c'avevo 2 proiettili. Porco due. Comunque, ragazzi, è facile a parlare, ma quasi quando queste azioni non sono mai facili, comunque. Perché poi, cioè, devi capire dove va lui, devi ragionare dove può andare. Vedi che stavamo a fare 2 giri diversi. Perché cioè, stavo capendo che giro faceva. Però purtroppo è andata così, raga. Mica si può sempre vincere. Comunque, è ricercata una 500 gialla, comunque. Bene. Anzi, poi contatto pure l'arma. I proiettili 1 a 1 mi hanno spezzato. Comunque, bell'azione. Arma acquistato. Stazione posta. Allora, per tutte le volanti. Allora, è ricercata una 500 di colorazione gialla, che è scappata all'alto inseguimento e ha ferito 3 colleghi con l'arma da fuoco. Quindi se la vedete, fermate e usate la forza. Ricevuto, sul tettuccio qualcosa di grigio o bianco. C'ha tipo delle borse, delle valigie. Ah, ecco. Sì, abbiamo capito male. È un signor anziano il conducente, sempre se non gliel'hanno rubato. Allora, ne erano 2 a bordo, uno vestito completamente di nero che ha aperto il fuoco verso di noi, Che arma avevano? Beretta, avevano pistole. Va bene, allora se la vediamo vi comunichiamo subito dove ci troviamo. Ok, grazie mille. Che armi avevano? 2 pistole. Non capito. Però era solo una a sparare. Va bene, molto travisato, immagino. No, ha sparato uno vestito tutto di nero e l'altro con la 500 ha fatto il giro da qua sotto, ha fatto il giro e prende lui l'ha aspettato là e se ne sono andati. È normale, raga. È normale, giusto. Abbiamo targhe, descrizioni al volto, qualcosa. Sì, sono qua non cosciente. Io per poco non l'ho ucciso, per poco. È scappato. Ma un colpo se l'è preso. Io uno gliel'ho tirato. Una botta l'ha presa. Come il microfono? Ancora il microfono, raga? Non ti sento. Bene. Ti ricordi qualcosa? Stato d'arma con oggetto. Arma.
ci serve ausilio, sicuramente un taxi. Vabbè, riferisco a lei da dove... Così dopo... No, lei non è stabile, solo che dopo va portato in ospedale, così dobbiamo mettere... Sì, dobbiamo mettere alcune punti in testa, ok? Quindi quando devo venire in ospedale? Appena siamo una sessione più tranquilla, va bene? Va bene, va bene. Come sta il collega? Peggiora? Come funziona qua? Peggiora tutto? E dopo Masica è troppo stressato. No, no, non peggiora nulla, non peggiora nulla. Dopo Masica è troppo stressato. È una piccola ferita, perché ha un striscio alla testa e quindi ha una piccola ferita. Guarda, se siete solo voi, restate un attimo e appena finiranno le mani. Sì, sì, sì. No, non sono morto. Io no. Io me lo fumo, sono troppo stressato. Adesso, caso mai, se stazione, ma stressato con l'altro collega, vengo direttamente qua. Porte qui. Vedo, se, vedo cosa riesco a fare qua sul posto. Ok? No, Manu, se vuoi fare il criminale, fai il criminale. Se vuoi fare il poliziotto, fai il poliziotto. Non puoi fare poliziotto e poi criminale. Perché c'è la fedina penale sporca, non puoi farlo. Ok. Immagino. 380 hai detto? 380. Però ok, adesso ti dico. Combatto, abbiamo ricomprato pure a mangiare, non abbiamo più niente. Che puttana. Dobbiamo ricomprare pure a mangiare a bere. Ragazzi, buonanotte per chi va. Stavolta, Daniele, non sono morto. Ok, va bene, grazie. Allora, raga, mo ci carichiamo tutti i proiettili. Allora, ok, allora, aspetti un attimo qui, così magari riesco a fare una medicazione sul posto, così più tranquillo. Cole, come stai? Come stai, Cole? Spontana? Dimmi. Quando avete fatto i porti... Faccio una... Ma... Però ti sto spiegando una medicazione, ok? Se il collega poi si sente bene, vi portate all'arma per un altro inseguimento di... Ok. Comunque sono ancora in radio, quindi in caso chiedete lì. Buonasera, amici. Io vado a prendere il commissario, così formo un'altra volante. Va bene, ma il collega è andato al pronto soccorso, l'altro? Sovrintendente? Non credo. Oddio, forse sì. Forse sì. Stava lì prima. Sì, adesso lei mi sente? Vabbè, il fatto che mo dobbiamo spostare pure le auto da lì. Guardi, Vabbè, mo sposto io. Venga. Vabbè, voi spostate la vostra, poi per sì. L'altra appena finiscono loro, ci pensano voi. C'è l'ACI. Non c'è manco l'ACI. Vado, mo mi tocca fare il giro. Ma il giro dove lo faccio io? Frina? Certo. Ah, mo giro le ruote, bravo. Porca troia. Dai, ha ripreso il battito. Che succede? Aveva zero il battito all'ultimo. È quello di prima. Sì, sì, è quello che è successo prima, la scontra a fuoco. Sì, sì. 21 battiti per minuto. Niente, c'è il collega che abbia avuto uno scontro a fuoco poc'anzi. E niente, non mi si è sentito bene. Nulla, di nuovo. L'avevo soccorso prima io. Siete solo voi, ci sono solo loro un'altra macchina. Di nuovo epinefrina. C'è un'altra macchina? Vado? No, c'è anche, ci sono altri colleghi. Vado con l'RCP. Sale. Ok, sale, vediamo fino a quanto sale. Adra Steve. Vediamo, dai, sali. Mi sa che lo perdiamo il collega. Porca troia. No, sto scendendo di nuovo. Vado di nuovo. Scendo sotto i 35, vado con l'RCP. Vai. Ok, vado con l'RCP. No, raga, il collega mi si sta... Ciao, Francesca, se mi li fai benvenuto. Pronto col DAE? Raga, mi si sta morendo il collega. Uffa, mi sono perso l'azione, me la puoi riassumere, per favore? Allora, maestro, stavamo inseguendo la 500 gialla, ci stavi quando stavamo inseguendo la 500... Madonna! Stavamo inseguendo la 500 gialla. No, ci stavi fino là? Sì. Io vi avevo allontanati tutti. Adesso vi devo allontanare con le linee fine. Oh, Marescià, com'è? Buonasera. Cioè, c'è il collega Mazzarella a terra, mannaggia. Era seguito un cornuto sul tetto, mi ha fatto incastrare in una lamiera, mi sono spaccato tutta la schiena. Tutto. Noi abbiamo avuto uno scontro a fuoco con quella 500 gialla alla fine. Scusa, ma la 500 gialla, che io mi ricordavo, quella 500 gialla lo fermavo in passato, c'era un vecchietto. No, mo erano due, uno è sceso, ha aperto il fuoco. Sono scappati dal ricovero. Bah, che ne so.
Io sono riuscito a mettermi a riparo giusto in tempo. Ma erano ben armati quindi? Le pistole? No, avevano, no, aveva una pistola. No, no, ma solo uno è sceso. L'altro è scappato con l'auto, poi che ha fatto? Ha fatto il giro e l'ha fatto salire, capito? Sono scappato. Mamma mia, è furbi, eh. Vabbè. No, io di peggio, hai presente il furto di veicolo? Sono andato sul Aspetta, stava fermo sul GPS. Oh, era il conducente che si era nascosto sul tetto. Addirittura. E aveva abbandonato, aveva nascosto il veicolo dentro un cunicolo per aspettare che noi non lo trovavamo. E questo qui poi tornava giù, prendeva il veicolo, il GPS si staccava e scappava. Ma meno male, abbiamo visto le scale, siamo andati sul tetto, si è trovato ribotta lì. Infatti mi ha tirato due colpate in testa. No, fatto bene. Crea, perché quelli che non sono armati dall'ansia ti vengono addosso, cioè cercano di farti qualcosa. Sì, è vero, è vero. Però d'altronde col taser tu proprio lontano poi. No, col taser devi stare abbastanza distante. Eh sì, cioè, ora io ho dovuto sparare a lontananza. Perché, cioè, nel senso, fortunatamente c'avevo il sistema dei dardi, quindi li ho riattivati e ce l'ho fatta a allontanarlo. Capito. E vabbè. Ma oggi non c'è il collega Malacarne? Malacarne sì, in macchina là che stava un attimo parlando col signore che è arrivato a 180. Infatti ho visto, ha fatto, cioè, io ho fatto detto, una curva. Mi raccomando, ditegli che è un po', che è stato un po' un ciaperon, però capiamo, ci siamo davanti in una zona d'ospedale, è comprensibile. Vabbè, lei se non sente bene si faccia visitare. Eh sì, più che altro quello. Infatti sono venuto qua, ma mi sa che i medici sono tutti impegnati con il vostro collega. No, penso che ci sono altri medici, non so. Vado a vedere dentro. Vado a vedere. Anche se zoppio. Allora, Mest, praticamente, sta a fare, sto andando con la 500. In ausilio ai colleghi, sono venuti anche l'arma dei carabinieri. Vabbè, c'erano anche un'altra macchina che ci inseguiva. Vabbè, noi chiediamo ausilio, l'altra pattuglia converge e quindi siamo in due macchine a inseguirlo. Questo fa tutte vie, continua a fare inseguimento, non si continua a fermare a destra e a sinistra, gli intimiamo tante volte l'alto, non si ferma, continua a un certo punto prende una strada direzione Fogne, tipo quelle Fogne aperte, prova, perché lui, essendo che c'è una macchina picca 500, ha provato qualche cunicolo, qualcosa, si incastra. Noi gli arriviamo, lo fermiamo, lui in qualche modo, avendo la macchina piccola, ha fatto una mezza manovra, è riuscito a scappare, però l'altro effettivamente era già sceso a piedi perché voleva scappare a piedi. I colleghi, compreso il collega Mazzarella, gli sono andati a piedi, a correpiedi. Io stavo ancora dentro la macchina perché Marco si era messo in un modo che io non riuscivo a uscire. Il pupazzo mio ci ha messo tempo a uscire, cioè ci ho messo tempo perché mi era incastrato con lo sportello. Sono uscito e ho visto i due colleghi andare a terra, che è quello aperto il fuoco, cioè sono andati a terra. Io ho cercato di prendere, però ho visto che avevo solo due colpi al caricatore, quindi mi sono dovuto mettere al riparo con la pistola. Gli ho sparato un colpo, mi sa che l'ho preso qua tipo di striscio alla spalla, e ha atterrato l'altro collega dietro di me. E quindi sono rimasto solo io. Praticamente facevamo così, giravamo intorno. Io andavo di là, lui andava di qua. Alla fine nessuno dei due si vedeva. Alla fine è arrivato quello con la 500, l'ha ripreso e sono scappato. Questo è successo. E mo siamo qui a far curare i medi e a far curare il collega. Quello è successo praticamente. C'è stata un po' un'azione un po' movimentata. Come sta il collega? Adesso si dovrebbe riprendere a breve. Ma cosa c'ha? Nulla, ha un attimo la ricaduta perché l'avevo mandato qua e l'ho soccorso per farsi... Oh, ecco. Come stai? Tu l'hai a posto? No? Madonna. Dottor, ma che è successo? Non lo so, guardi... Poi ancora lì? Si può dire bene, ho solo bisogno di tre punti in testa, non so come si sia arrivato così tanto. È già la seconda volta che me lo dite, Sul serio? È già la seconda volta. Piove? Sì, sì, anche qualche settimana fa. No, non si preoccupi, lei tanto adesso torna, mettiamo due punti. Micchia, ma hanno messo 10 litri di sangue. 10? 10 litri. Beh, adesso ne aspettano altri 4 litri. Vabbè, se deve andare, vada, collega, dai, vada, io ti aspetto qua, vai. No, non ne posso più, collega. Collega, sì, dai. Dai, non mi faccio preoccupare, no. Le ridò lecca-lecca, dopo le ridò lecca-lecca. Ma pure io voglio lecca-lecca, questo qua che vola. Sì, so io. Buonanotte, fan. Con lei no, vieni anche tu, per favore. Ma perché mi dà pure a me lecca-lecca? Ma perché mi dà pure a me lecca-lecca? No, io, questi comporta bene, questo non le lecca-lecca. Io voglio questo Coca-Cola. Vieni. Beh, allora facciamo così, dottore, io vengo, ma viene anche il collega. Allora, senti, io voglio gusto Coca-Cola, non gusto carne. Te lo dico, chi ha preso lo giudice? Vabbè, ok, allora vedo quello che va, dai. Vabbè, altri 4 minuti. Ah, dottore, c'è sempre.
Dottore, c'è sempre il tizio, là, Orazio, sotto dallo scantinato che sta pensando. Sì, no, vabbè. Ah, sì. Quella viene, viene con me, ho paura. Che era la nostra, stava. No, avevo detto ai colleghi di... Ma allora, quindi la nostra è ancora l'altra. Sì, teoricamente. Posso dire una cosa? Va bene. Mi hanno fregato la mano. Boia di, ecco, basta. Ci hanno fottuto la macchina. No, ragazzi. che mo vi portiamo noi, Buonasera. Buonasera. Noi siamo con la Giulietta. Forza Livorno e boia di, eh. Se l'ha presa la tostina. Vabbè, mo tanto il collega fa subito, Devo andare col medico. Mi auguro che tu lo scappi. Medico. Mamma mia, quante chiamate. Ma lascia come stai? A posto, lascia. Mi sto un po' pegato, però piano piano non era prima. Okay. Sta un attimo abitando. Oh, mi raccomando, non fatevi sparare per farci arrivare le chiamate. Dai, collega, ti faccio compagnia, dai. Come compagnia... ha ruttato uno di là. Sì, però dottor, quattro soli, Dottor, mi raccomando, Dottor, mi raccomando. Faccio fare anche solo due. Dai, andiamo. Solo due. Si mette qua sul lettino, sottrai. Bevo un sorso d'acqua, mi scusi. Dai, io sono qui, ti faccio compagnia. Ragazzi, buonanotte per chi va, grazie di essere con me, ragazzi, veramente. Siamo stati in tantissimi anche oggi. Tra la fame e la sete, qua. I vostri dai, collega, si faccia coraggio, collega, dai. Vero, dottore, si le fa coraggio, dai, non è niente di che. L'ultima volta sto portato per mezz'ora il sangue, quindi dai. Era un tuono, o può essere il tuono di carinazione, sai, Masi. Un attimo, che bello. Scusa, collega, ma allora a me che mi hanno messo il drenaggio, allora, e tu sei qua a 4 litri, dai. Qua come devo fare? Qua, salgo qua? Sì. Ti spoglia? Sì, può anche sdraiare. No, io ragazzi mi mangio intanto una caramella. Se vuole ti può anche direttamente sedere. Mi siedo? Sì, se vuole ti può anche sedere. No, questo non penso. Asso, buone cazzi caramelle, queste sono la cocaina proprio. Per dire che sono una droga. Non lo so, Claudio, vediamo. Quando? Guardi, con questo comando magico. È proprio quello che no, ma sai qual è il problema, dottore? Lui deve capire che è testardo, non capisci? Che ti appare? Che ti combina? Muscoletto Formula 3? Ah, Formula 3? Sì, muscoletto Formula 3. Ecco, non ce l'ho, Giuseppe. Esatto. No. Bravi, vede che lo sa le cose? Guarda, questo è succo di more. Dai, che può fare il medico, secondo me. Oh, ok, eccolo qua. Dai, collega, io ti faccio coraggio, ti faccio coraggio. No, non per forza. Può anche lasciarlo senza riattivato. Ok. Oddio. E questo, raga? Le fragoline? Che giorni? C'ho paura, collega. No, sto dottore non è bravo. Peccato che adesso non sono più può dottore. Essere, può essere. Cazzo, ho finito, caramente. Sono responsabile. Madonna, responsabile. Quella regista, Allora, facciamo così. Perché tutte le volte mi diceva, sì, tranquillo, un litro. Ma aspetta che prendi il cellulare, raga, ma guarda la faccia di Montana. Vabbè, mangio caramelle, che volete? Sì, gentilmente non firmi, perché comunque queste sono cose personali, quindi a meno che... Ma, allora, prima cosa, io sto su Instagram, non mi interessa. Ok, allora. Fai una bella diretta, va. Allora, salve, siamo qui all'ospedale San Crispino di Terve. Non so. Eravamo a Roma? Vabbè, sì, infatti. So. Cioè, no, infatti c'è ragione. Siamo a Roma. Allora, il medico sta molestando il mio collega, guardate tutti. No, scusi, aspetta. No, irresponsabile, È responsabile sanitario mondiale. No, scusate. No, ho sbagliato. Io me ne lavo le mani. Miseria, ho sbagliato. Lui ha detto che non si lava le mani? Che schifo. No, scusate, io me ne lavo le mani. No, collega, collega, si attendo. Ha detto che non si lava le mani. Dai, che già sta finendo questi 4 litri, stiamo facendo con l'infusione veloce. Vabbè, però vedi? Rilende scherzando, finisce cosa. Oggi era con l'infusione vedi? Quando c'è il collega che guarda, si fa presto. Nuove, che le devo dire? Poi, le telecamere, quelle nuove. Braccio quindi. Destro. Allora, metti pure un attimo seduto. Cioè, erano finite quando è venuto lei, quindi che le dobbiamo... Abbiamo usato quelle un po' vecchiotte, non aggiornate.
Scusa, ma quanto sangue sta rimettendo il mio collega? Per ora gli sto mettendo... Buonanotte, Manuel. Quanti? 3 litri? 3 litri. Cazzo, per tutto sto sangue verso. Eh sì. Ok. Allora, rischiato di morire, porca miseria. È grave. Mi spiace. Guarda, ne abbiamo fatte già due. Devo fare l'ultima e dopo siamo a posto. Sei caduto. Ok. Chi è caduto? Aspettiamo che finisce questa. Guarda, nel frattempo che finisce questa, vado a prendere il lecca lecca. E io pure, allora, gusto Coca-Cola. Il collega ha detto che lo vuole Coca-Cola, mentre lei... anestesia vuole... al braccio destro. Collega, gusto vuole lecca lecca. Vabbè, dagli a gusto fragola. Dai, gusto fragola? Fragola. Sì, gusto fragola. Fragola, tutto fragola o quello fragola e vaniglia? No, fragola e panna. Fragola e panna, scusa. Dai, fragola e panna, dai, che lui... Okay, lui piacciono i due gusti. Perfetto, servono. Guardiamo la live senza problemi. Che è successo, ragazzi? Io trovo... Onta! Con lei, dimmi, che è successo? Saluta Francesca. Occhio che magari non... Ciao Francesca, mi sei appassionato. Nulla di che. Allora, raga, adesso succede in chat. Così, sei a posto. Vedo un attimo i parametri. Raga, tranquilli, tranquilli, dai. Usiamoci la live, Che forse hai bisogno di una sacca. Con lei va bene, ti ho fatto bene il lecca lecca, questo panna e fragola, va bene? Fatto bene. Ma dove è andato il responsabile? È andato appena un altro 2 litri di sangue. Una bella sacca. Come va il braccio? Bene? Che ti fa male la trasfusione, no? Mi ha fatto male, mi fa sempre male. Dai, vabbè, però dai, eccolo. Cazzo, è apparso anche Skinshot, vai. Ciao Skinshot. È apparso. Grazie, molto gentile. Però si è apparso. Però si è apparso un po' come un fantasma dietro, mi sono spaventato. No, non posso alzare? Sì. Mi volevo leccare. Ecco. Dai, so, vedi che oggi abbiamo fatto veloce? Hai visto. Madonna, cosa rara. Ecco il dottore, poi faccio un saltino piccolo. Ok, saltino, dottore. Piccolo. Bravo, dottore, vedi? Sempre sulla stessa posizione. Perfetto. Attenzione che non sia Miki, mi è saltato. Allora, aspetta un attimo che ti do il lecca. Ecco a te. E no, non te lo do, non sono riuscito a dartelo. Vediamo come va. Buono sto lecca lecca, mi piace. Te serve forse altre due. Sentiamo ok. Come sta? Senti, collega, senti com'è questo lecca lecca, senti? Buono, gusto panna. Senti. Ragazzi, per favore, sono... Che stiamo a fare? Niente, è successo. Vi vedete scambiare delle malattie, ragazzi. Va bene che il collega c'è il colera. Io e il collega qua dormiamo tutte le sere insieme, per le malattie. Guarda che il allora, collega che abbiamo malattia, scambiato anche le bottiglie d'acqua. Siamo in camera, ci scambiamo le bottiglie d'acqua. Che fa? Allora, quando venite qua, perché vi dobbiamo curare qualche malattia strumento trasmissibile, non è problema. Vabbè, mo stai esagerando, però. Mo esageriamo, dai. Vabbè, vedremo. Collega, ma che sta a dire? No, assolutamente bisogno ancora. Vabbè, dottore, è stato gentilissimo, grazie per lecca lecca. Sì, figuri. Grazie di aver preso di cura il mio collega, perché siamo ormai il collega, siamo una famiglia, e quando l'ho visto per terra sta male, io sono stato male. Rimani qua. Quindi prende il cuoricino qua. Mi fa il corazon. Capito. Va bene, dai. Hai ricevuto Venturelli. Grazie anche a lei, dottore. Arrivederci. Arrivederci. Vale, c'è più un caffè, va. Merita. C'è più un caffè tuccio. Non è che fa contatto? Può essere. Può essere che fa contatto il caffè, raga, non lo so, può essere. Che fa, porta lei allora? Porto io? Aspetta, lo tiro a ripassare le chiavi, però, aspetta un attimo. Aspetta, ma la devo aprire io, ti devo passare. Immagino c'è il terremoto. Aspetta che... Sali che ti do le chiavi. Mi dai da qua? Vai, te l'ho data. Perfetto. La Viminale torna in normale? Check radio. Aspetta che entro. Vai, pazzo, vai. Ricordati vietato la parola caffè. Dai, infatti si è salvato il caffè, un po'... Abbiamo un po' il contatto.
La trasmissione è vuota. Però io eri tu, non so sentito. Va, ci ha piesto caffè, una tazzurella, va. Andiamo, ci ha piesto una tazzurella e caffè. Segna l'olio, stamattina. Segna l'olio? Mm. Dobbiamo portarla all'ACI, ma l'ACI non è disponibile. Vabbè, dopo ci metto un po' di olio extravergine, dai. Vai, vai, vai. Allora, come c'è niente per il caffè? Oh, wow. Va, c'è appena tazzurelle qua, va. Ogni volta che bevi il caffè succede qualcosa. Non so, può essere pure che abbiamo il caffè che fa contatto. Può essere, ma vediamo. Però non penso, dai, che mo un po' di tregua ci sta. Dopo mille chiamate siamo partiti col botto, siamo partiti. È un alfa, è normale che segna olio. Vuoi un po' d'olio? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Grande Domenico. Può essere, essendo un alfa, c'ha ragione. C'ha ragione, c'ha. Chi l'ha detto? Sì, sì, ho capito, ho capito. È un alfa, è normale che segna olio. Giusto, giusto. C'ha ragione. Adesso si rapiscono gli alieni. Ah, io se i colleghi vogliono il caffè, Colleghi? Colleghi? Colleghi, mi sentite? Oh, volete il caffè? Beh, mi sa che non ci stanno cagando per niente. Colleghi, mi sentite? Sentite? Sì, sì, Volete il caffè? E dove lo prendiamo? Si qua, qua. A fianco. Qua. Fianco, vai. Andiamo, andiamo, andiamo. La rimpatriata. Sai che sono a fare storie Instagram, bro. Ah, ecco. Sono a fare storie Instagram. Stasera tante chiamate. Amici, sono state, parecchie. Chiamate, furti, inseguimenti, sparatorie, arresti. C'è stato un movimento, Guarda che tutte le sere è così. La rimpatriata della polizia. Sì. Esatto. Gran mezzi nostri. A me piove, ma pure a me. Io qua prima ho dovuto chiudere tutto, Gabriele. Un macello. Com'è? L'ho letto a posto? Cosa? Come? Ti sei ripreso? Ti sei ripreso? Io? Sì, sì. Meno male. Meno male, meno male. Stralli aperto. Uno dei cinque si spara poi, vieni. Oh! Adesso ci ho messo giù. Ah, che paura. No, gli ha detto il cinque dove siamo noi. Per farli venire. A chi? A chi? A chi? A come sta a livelli spettacolari? Avanti. Ti di chi dovrebbe sparare? Di sì, di sì. Che sono questi sparati? Porco Dio, c'è tosto cazzo di gioco. Non mi fa l'attimo, te lo giuro su Dio. Vabbè. Pure, è difficilissimo. Potete prendere un caffè con i colleghi della Google. Un attimo, bestemmia. Avete ricevuto? Porca puttana. Niente, sto giocando un gioco, mo spacco il telefono. No, sta guardando il Nino, sta guardando. Madonna, ma lo rompo, Lo rompo. Che schermo rotto, guarda. Basta, ci ho rinunciato, ne ho per il caffè. Ricevuto. Chi offre? Montano. Offro io, chi è? Offre Montana. Dai, offro io, dai. Offre più anziano. C'è qualcuno che vuole perdere a tennis? No, basta. Come no? Basta, no, basta. Andiamo, già fa partitella a tennis. Dove? È già mezzanotte? No. Aspetta. No. Vediamo se c'è un Fitbit. L'ho venduta. La racchetta? La Nissan. Ah, la Nissan è mia. Sì. Quindi niente scommessa. Vai, prendete, dai. Vabbè, però ti giochi un'altra macchina ormai. No, non so. La Polo, se vuoi. Montana... te la sei venduta la Nissan. Chi se... Eh? Inca, 5 euro in questo. Ma 5... siamo 4. Che ne so, se uno vuole un mocaccino, che ne so. Ah, eccolo.
Adesso, se uno vuole un mocaccino invece del caffè, 5 euro va bene. Prendiamo un mocaccino, prendiamo. Ecco, sapevo io, cioè, lo sapevo io che volevo il mocaccino. Oh, eccolo qua, bello, bellino. Vai, senti, collega, prende anche lei. Lo rilascio un attimo che è scotta qua. Oh, non soffite le caramelle, porca. Oh, prendiamoci adesso. No, faccia. Mocaccino è bello, bello. Mocaccino è buono il mocaccino. Mocaccino, invece mocaccino so è buono, quello è, ti, guarda, ti consiglio il mocaccino è molto più buono del cappuccino. Decaffeinato e 2 kg di zucchero. Io prendo questo. 2 kg di zucchero. No, no, fa Madonna. Male, fa male. 2 kg di zucchero, Madonna. Madonna, che cazzo è? Un euro di caffè. Mori. 2 kg di caffè, 2 kg di zucchero, che cazzo è? O no? Che cosa non va? Guarda, è bella questa polverina. Che paga su, Montana, tutto perfetto. Giusto. Quindi tutto. Giusto. Buono. Poi quando fa questa cremettina, oh, ma lo sai che mia moglie ha imparato a farsi a fare la crema di caffè a casa? Veramente? Guarda, quella è buona. È porca buona. Miseria, quella è buona. Sai come la fa? Come la fa? Praticamente fa il caffè. Sì. No? Poi fa 2 caffè e li mette in frigo. Ah. Poi prende la panna da montare e mette in frigo pure quella. Quando è tutto freddo, prende una bottiglia di plastica, mette tutto dentro là e agita. Ah, siamo qui dentro, siamo. No, è fatto carabinieri. È figo. Guarda che fai la crema caffè a casa, poi l'estate... Ma guarda che poi l'estate è pure bella fresca, l'estate quella. Io ho provato a farla col ghiaccio. Ma non è... No, non devi mettere il ghiaccio, che se metti il ghiaccio non fa la crema. E io ho provato salve. Salve. Buonasera. Buonasera. Vuole il caffè? Vuole il caffè? Tutta sta gente, mo. Tutta sta gente, mo, qua. Che è? Rimpatriate. Oh, raga, ma lo sapete se viene un criminale qua, ci prende tutti in ostaggio, sì. Porca miseria. Arriva più a vinto. Comunque, Mazzale, stavo dicendo, io ho provato a mettere il ghiaccio, lo capo qua e mi è caduto tutto. Perché dicevo, vabbè, se è un spuma. Dai, Mazzale, va, meraviglia, va. No, se metti il ghiaccio è una granita, diventa una crema di caffè. Lorenz con la granita dietro. Quella crema di caffè, la crema di caffè deve essere fredda, però no con il ghiaccio. Cioè, deve essere comunque una crema rinfresca. Il TikTok l'hai visto? Ma che, che caffè ci mette? Caffè quello normale oppure ci mette proprio un caffè diverso? No, lascia stare, va. No, c'è dei problemi, c'è. Beh, Kid si sapeva. Ah, Mazzare? Cosa? Ma ci mette, la tua compagna, ci mette il caffè, un caffè particolare oppure un caffè specifico? No, caffè normale. Ah, caffè normale. No, caffè normale. Lo puoi fare, allora, in teoria, meglio se lo fai con la moca. Però se ci fai, cioè, se usi anche la macchinetta va bene lo stesso, viene lo stesso. Vabbè, figo. Se lo fai con la moca viene ancora meglio. Però è buono pure sto caffè comunque, sta macchinetta. Mocaccino, bello, buono. Bello, buono. Ma è come il riso, non finisce mai. Vado a fumare una sigaretta io. Fumaci una sigaretta. Cazzo, lo ricombo pure le sigarette, me lo ricomberà. Cazzo, compro pure le sigarette. Partiti di calcio, arma contro polizia. Potremmo organizzarlo col maresciallo dei carabinieri. Ma vediamo, qualcosa dobbiamo fare. Vediamo, qualcosa facciamo. Bella sigaretta. Anzi, poi mi devo pure ricomprare le sigarette. Cazzo fuma, oh. Comunque, oh, ci vedono caffè sigaretta. Bravo, Mest. Quella è la reazione chimica. Aspetta che mi do con le sigarette, porca. Allora, no, non si può mettere di qua. Ragazzi. Vado con le sigarette. Ragazzi. Prendo un po' di birre. Metto le birre, che sta a dire? Prendo un attimo una donna, si può. Buona, cazzo. Volete birra? Sì, io. Ma chi è che parla? Ma che ne so? Allora, che mi compro? Un pacco di Malboro 1200 costa. No, non fumo. Fumavo nella vita reale. Ciao, Spectre, come stai? Pacco di Chesterfield, un pacchetto di Chesterfield. No?
Quanto cazzo costa? 800 euro? Non ce l'ho? No, hai preso Corona. Aspetta, fammi ritirare, capito. Corona, Corona. Briscia, Briscia. Andiamo da... andiamo nel negozietto. E diciamo, Romano, ma ce l'hai gli occhi? No, cos'è che fai? Cos'è che dicevi, Romano? La butto, che sennò qua mi prendo, mi beccano. Allora, facciamo... come sei iniziato? Aspetta che te lo dico. No, non sono qui sì, fuori. No, sono andati dentro al negozietto, sono andati... al negozietto di vestiti là dietro. Oh, raga, se non c'è nessuno qua... prendi con bei sigarette, va. O no? Se non c'è nessuno qua? Allora. No. Qua c'è il latte, se volete. Okay. Latte, yogurt, fishy six. Pacchetto di Chester. Che bottiglietta d'acqua. Ancora ah, bravo, io devo comprare. Cazzo, è vero, raga, mi devo comprare pure... Oh, ci sono di Kinder Bueno! Mamma mia. Aspetta, che ero un piccolo giù lì, mamma mia. No, Kinder Bueno. No, Kinder Bueno. No, no, li voglio pure io, Kinder Bueno. Ah, non sono Kinder Bueno, ragazzi. Come no? Non sneaky. Aspetta, aspetta. Ragazzi, buonanotte per chi va, ragazzi. Raga, mi sa che mo qua ci vado sotto io. Col mal di testa? Che fa? Come mai? Come mai col mal di testa? Sneaker. Allora, raga, dobbiamo comprare un po' di bottigliette d'acqua, però.